Allora, benvenute in questo nuovo video. Da quanto tempo, non so veramente quanto tempo sia passato dall'ultimo video in questa modalità. Qua si capisce già qualcosa. Vabbè, ma avrete già intuito dal titolo. Allora, oggi giornata uggiosa, veramente tutto coperto. E quindi niente, ho deciso di fare questo video, ma perché? Perché in realtà avevo l'armadio che ormai scoppiava, nel senso che ho tenuto per voi una serie di prodotti. Poi abbiamo iniziato il lavoro, poi ne abbiamo incominciato un altro e i prodotti si sono sempre di più accumulati all'interno del mio armadio. Quindi stamattina ho detto no, ok, Elena, è arrivato il momento perché comunque altrimenti davvero troppa, 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 troppa roba, ma anche troppa roba poi da raccontarvi, da spiegarvi, da farvi sapere. Allora, stamattina i capelli così. Ho fatto la riga completamente di lato, che era una cosa che non facevo da un po' di tempo e mi auguro che non mi darà fastidio, insomma, più che altro nel mio movimento. Allora, io direi di partire. Allora, forse andrò a dividere il video in due parti, nel senso che ho suddiviso già i prodotti da quelli che sono i prodotti per la cura della persona, quindi i prodotti che io sto utilizzando maggiormente, da quelli per in particolare la mia passione che è il bucato, quindi la ricerca continua di prodotti che abbiano una profumazione persistente sui miei panni. Farò una cosa in più però, perché vado ad accendere anche l'altra luce, altrimenti questi faretti non illuminano abbastanza. Aspettatemi un attimo. Ecco, perfetto, non so quanto la situazione possa essere migliorata, però fa niente. Oggi non arriva luce naturale dall'esterno. Facciamo che magari aumentiamo un po' la luce della fotocamera, così almeno mi riuscite, insomma, a vedere un pochino più luminosa. E allora, voi sapete appunto, come stavo dicendo, che quella che è la mia passione, insomma, è quella di riuscire a trovare dei prodotti che mi soddisfino a livello di lavatrice. E a me piace sentire quando i bambini vanno all'asilo, a scuola, insomma, con i vestiti profumati, e mi piace proprio anche nei confronti, insomma, non lo so, io magari le maestre che possano sentire su di loro la profumazione o comunque la scia. Quindi sono sempre un po' alla ricerca di nuovi prodotti, anche quando un prodotto in realtà a me piace. Non che lo abbandono, però sono sempre incuriosita da altro, quindi questo fa parte un po' di me. Allora, io direi di incominciare da prodotti proprio per il bucato. Quindi questa è la candeggina dell'omino bianco che io mamma, è buonissima. Questa è una roba favolosa, cioè provatela se non l'avete mai usata. E lei è la candeggina delicata da andare ad aggiungere, insomma, nella vaschetta, ad esempio, dell'ammorbidente, ed è una cosa sensazionale, buonissima. Lei sa per niente di candeggina. Io in più sono, penso di essere un po' particolare, nel senso che io da sempre amo la profumazione proprio della candeggina, quindi su alcuni capi, ad esempio, non lo so, i tessuti per la Daisy che sono molto bianchi, gli asciugamani del bagno dove ho un tappeto completamente bianco, lì vado ad utilizzare la candeggina, ma la uso, voi sapete, anche nei colorati, quindi comunque lei è strepitosa, davvero buonissima, provatela e poi fatemi sapere, come in ogni cosa mi raccomando, fatemi sapere quelle che sono invece le vostre idee. Allora, un sacco di cosine, vedrò di andare più o meno velocemente. Altri detersivi adesso passiamo. Lei quindi candeggina da aggiungere, io l'aggiungo nella vaschetta dell'ammorbidente. Detersivo che non si può mai abbandonare è il Dash. Il Dash secondo me è proprio una certezza, è buonissimo. Questo è nel formato da quanti lavaggi? 17, quindi piccolino. E c'è scritto pulito igienizzato, è buonissimo, il Dash è proprio strepitoso, quindi lui. E secondo me il Dash spesso, soprattutto quando voi andate ad asciugare i vostri panni nell'asciugatrice, non ha bisogno neanche di profumazioni in più, perché proprio
il profumo del Dash. Dopodiché, a me piace, però questo vi deve piacere, insomma, le profumazioni a base di Marsiglia, saponi di Marsiglia. Lo trovate anche, non lo so io, nei saponi per le mani. A me piace proprio molto, molto, molto. Molto buono, cioè lui sa proprio della classica saponetta di Marsiglia, quelle insomma che ha sempre usato la mia nonna e proprio mi ricorda il profumo ed è lui ed è in questo formato da 33 lavaggi, proprio così Marsiglia, provatelo se vi piace insomma quella profumazione di pulito, di sapone, quel sapone è molto forte, davvero buono, e poi ne basta pochino. Nuovo profumo di pulito, tra l'altro c'è scritto in basso, quindi se lo trovate provatelo. Ok, e poi lui, allora, lui è, adesso, mamma, è buonissimo. Allora, lui, adesso stavo dicendo, non mi ricordo esattamente se lo avesse trovato alla Lidl o all'Eurospin, mi sto facendo un attimino di confusione, ma mi sembra l'Eurospin ed è questa della Dexal lavatrice in 30 lavaggi, nuova formula più concentrata, elimina odori e vi dico che è molto 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 buono. Mi era stato consigliato da una ragazza la quale mi diceva visto che spesso mi capita di andare all'Eurospin, insomma, a fare la spesa e di non trovare magari dei detersivi, ovviamente magari di marca su cui io vado molto sul sicuro. E lei mi ha detto: se dovesse andare lì all'Eurospin, adesso Eurospin mi sembra proprio, provalo. E effettivamente ha avuto ragione, era in offerta, l'ho comprato ed è molto molto buono. Quindi se anche voi siete abituate magari a fare la spesa all'Eurospin, compratelo. È un ottimo prodotto. Io poi, come vedete, cambio, 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 perché mi piace, è una cosa che boh, a me piace. Quindi, dopodiché, io direi di passare alle profumazioni, quindi da bucato. Ho provato, sì, allora è sempre dell'Eurospin, sì. Questo non è la stessa marca, questo però è un ammorbidente. Un ammorbidente, freschezza di primavera. E allora, era semiliquido in questa colonna, infatti, semiliquido, quindi non proprio denso, in questa colorazione azzurra, proprio azzurrissimo era. Infatti mi ha attirato proprio per il colore. E vi dirò che è buono, buonissimo, profumazione buonissima, che ti viene voglia di berlo. A me ci sono veramente dei prodotti che se dico una cosa del genere vengo magari passo per matta, ma ci sono dei prodotti che mi piacciono talmente tanto che mi viene voglia di berli. Cioè, una roba, non lo so. Ma questo è davvero buonissimo. L'unica cosa di questi prodotti, adesso poi ve ne mostrerò anche un altro, è che voi li sentite al momento, poi però non hanno una grandissima persistenza, quindi dopo che i panni si asciugano il profumo sì, rimane, ma non come dico io, cioè per me il profumo ad esempio da ammorbidente o da profumazioni proprio da lavatrice deve essere una cosa, non dico inebriante, ma quasi. Adesso questi capelli me li legherò tra un attimo. Poi, ecco, questo è l'altro, acquistato, mi sembra sempre all'Eurospin, così, oro, burro di karité e fiori di cotone. Poi tra l'altro mi piacciono un sacco queste profumazioni, anche lui buono a livello anche di proprio morbidezza del tessuto, quindi da quel punto di vista fantastico. Il problema è un po' come l'altro, che una volta i panni che sono asciutti, magari naturalmente, non per forza nell'asciugatrice, perché voi sapete che adesso che io ho la stufa accesa, molto spesso mi capita di far asciugare, diciamo, naturalmente di fianco alla stufa i panni, quindi ho la casa che profuma tutta. Poi però
la maglietta, il pantalone, che sia, me lo vado a snasare e non sento quel profumo, insomma, fortissimo, come dico io. Però devo dirvi che sono entrambi dei prodotti molto buoni a livello proprio di morbidezza del tessuto, quindi se non lo so, se avete un'acqua che è particolarmente dura o cose del genere, quindi vi fa uscire i panni che sono un po' tutti ringrinziti, questo, cioè, sono dei buoni prodotti. Oltre a loro, e tra l'altro ho la batteria che inizia a scaricarsi e io sono sempre piazzata nella stessa maniera. Vabbè, è lui. Il Mon Amour, sono andata un po' in sicurezza su di lui perché il detersivo della Mon Amour per me è una certezza, è buonissimo, è fantastico. E nelle case che normalmente, dove normalmente viene usato, è un profumo che rimane anche solo a livello di detersivo. Lui, vi dirò, non mi ha fatto impazzire, infatti è stata proprio una grande delusione per me. C'è scritto addirittura extra profumo, igienizzante, igiene attiva e quant'altro, ma non lo so, non so se in questo momento sto usando il detersivo della Felce Azzurra, però finisco di utilizzarlo e poi sarà il mio prossimo, tra i miei prossimi prodotti. Ma non so se è la profumazione o che cosa, 45 lavaggi, l'ho finito tra l'altro l'altro giorno, infatti l'ho messo tra i vari prodotti, però ho detto, lo provo a dire comunque alle ragazze, perché magari voi, non lo so, l'avete già usato e invece a voi piace tantissimo. Io vi dirò che non mi sono strappati i capelli, quindi buono, ma non penso che lo ricomprerò, quindi nì. Altra cosa è questo, che è un profumo, questo invece l'ho trovato, queste sono proprio delle goccine, poi passeremo alle goccine profumate alternative all'ammorbidente, quindi questi sono proprio dei profumatori per la biancheria. Capriccio Argan, questo acquistato mi sembra anche lui all'Eurospin, e no, quindi non andrò a riprenderlo. Tra l'altro adesso il profumo non mi fa neanche impazzire perché è all'Argan e forse è troppo dolce per me, non lo so, però si sente al momento anche lui e stop. Ora ho messo insieme ai prodotti per la cura del viso e del corpo i due profumatori che io amo e li ho messi di là forse perché pensavo di spalmarmeli sul corpo, quindi vado a recuperarli augurandomi che la batteria regga ancora un po' e sono loro. Allora, se dovete spendere dei soldini e volete assolutamente un profumatore per i vostri vestiti, tra i due, di cui questo di Charlinette vi ho già parlato, essenza di bucato, 40 lavaggi col Sensation, molto buono, ma tra i due, essenze di Elda. Qui l'abbiamo trovato, me l'aveva trovato Francesco, tra l'altro non sono più andata a ricomprarlo, perché sapete che spazio, ma questo è veramente essenza di diamante. Eccomi, scusate, ho messo sotto carica velocemente la batteria perché mentre parlavo, ok, mi si vede perché mentre parlavo praticamente mi si è spenta completamente la fotocamera. Quindi niente, ritorniamo sul nostro grandissimo discorso, che è quello che insomma piace tanto a noi, e tra loro io vi straconsiglio, se non li avete mai provate, queste le essenze di Elda. Allora, non ricordo, Franci, forse le avesse trovate in un negozietto di quelli piccoli nei dintorni, insomma, forse non sono semplicissime da trovare e se anche le trovate su Amazon, controllate che siano proprio le essenze di Elda, perché poi diverse ragazze, quando all'epoca le avevo postate, mi avevano chiesto, mi avevano mandato delle profumazioni, insomma, con lo stesso nome, ma non della stessa casa, quindi non so dirvi perché io ho provato solo queste, quindi anche loro sono molto buone, le trovate su Amazon, ma loro veramente sono spettacolari. Poi, tra l'altro, il formato è molto grande
era mezzo litro, quindi 500 ml. Adesso non ricordo, hanno un costo forse sui 14 euro, che non è poco perché è molto. Ma vi assicuro che andate avanti un sacco di tempo. Quindi, se poi spendete 2 euro ogni 2x3 per ammorbidenti o per altro, fate questo calcolo, nel senso che con queste 2, 3, 4 goccine, infatti vedete che ha un beccuccio dosatore proprio a goccina, è fantastico, cioè, vi durano un sacco di tempo, quindi provatele. Sono così, quindi questo è il formato, questa è la confezione, provatele e fatemi sapere. Di questo sono molto felice di parlarvi, ma perché per me è stata una gran scoperta. Ormai da un sacco di tempo, ormai da un sacco di tempo, ma rimane la mia scoperta migliore. Allora, poi passo all'ultimo che è il Napisan. Questo me l'aveva comprato mia mamma per igienizzare la lavatrice. Elimina i cattivi odori, rimuove sporco e calcare. Insomma, diciamo, sì, come si chiama esattamente, che è un cura lavatrice. Me l'aveva preso la mia mamma, quindi l'ho usato, mi ci sono trovata molto bene. Dietro c'è, insomma, la descrizione su come va utilizzato. Ma voi sapete che il mio rimedio per la cura della lavatrice, per quanto mi riguarda, rimane l'aceto bianco, l'aceto di vino bianco. Quindi io vado sempre a mettere un po' di aceto all'interno della vaschetta dell'ammorbidente e un pochino anche insieme al detersivo, e con quello sono sicurissima, cioè non mi si formano muffe, non mi si formano cose strane all'interno della lavatrice, e anche la vaschetta rimane sempre pulita. Quindi provatelo, insomma, è un metodo naturale. La batteria ricomincia a lampeggiare. Finisco con questi due prodotti che sono questo, un prodotto della Nuncas, giusto? Sì, che ho utilizzato proprio per la pulizia di casa, quindi con il mio panno in microfibra, due spruzzate, mi sono andata a pulire benissimo i miei mobili, tutte le mie superfici, e con lui mi sono trovata molto bene, in un formato, insomma, così spray, Nuncas vegetale, una linea di prodotti ipoallergenici. Io spesso, insomma, se sono con le mani nude e a contatto con certi tipi di prodotti, le mie mani si rovinano parecchio. Quindi, no, c'è la luce. Quindi, lui ve lo consiglio e provatelo, buono per pulire la casa. Ultimo tra tutti è un panno che mi ha comprato la mia mamma e si chiama così Eudorex. È un panno in microfibra e è color legno, quindi marroncino, e io lo uso praticamente per pulire il mio parquet, sia quello che ho su che quello che ho giù, che quello che ho giù è un prefinito, mentre quello che ho su è un parquet vero, il legno vero, e è fantastico. Cioè, questo è l'unico panno che io uso sempre con il mio prodottino della Nuncas, perché l'altro giorno una ragazza mi chiedeva cosa usi per lavare il pavimento, prodotto legno Nuncas. Io, ragazze, prima che la batteria mi abbandoni una seconda volta, vi mando un bacio. Il prossimo video sarà prodotti per il corpo, per la cura del viso, insomma, delle cosine molto interessanti da mostrarvi, tantissime. Quindi finisco questo video e poi riattacco con l'altro. Vi mando un bacio e un abbraccio, fatemi sapere se doveste provare questi prodotti. Ciao!